nuovo logo, ma soprattutto nuovo direttore per le scuole del teatro sociale, perché non tutti sanno che il teatro non è soltanto un luogo di spettacolo, ma è anche un grande luogo di formazione. Da tanti anni ci sono scuole di teatro, di danza, di canto, c'è veramente un po' di tutto, e adesso c'è questo nuovo direttore. Buongiorno Stefano e benvenuto. Buongiorno a te, buongiorno a chi ci guarda. Sì. Oggi presentiamo appunto questa nuova stagione delle scuole, per cui chi intende affrontare anche un percorso di, come diciamo, formativo nel mondo dell'arte può benissimo approfittare di delle scuole. Sono tanti anni che il teatro ripropone questi corsi, ma con un nuovo direttore immagino che ci saranno anche dei rivoluzionamenti, no? Sì, sì. Tutti questi anni le scuole hanno funzionato molto bene, guidate da Mario Bianchi, e adesso Mario ha deciso di lasciare, e ho avuto dalla Fedora e Sorrentino questo incarico, che per me è importantissimo, perché da tanti anni lavoro anche per la formazione, insegnando in tanti posti e anche nel mondo. E capisco che le scuole del teatro sono veramente importanti qui a Como, devono essere e possono essere ancora più importanti, proprio perché c'è tanto bisogno di qualcosa come il teatro, declinato naturalmente come danza, come canto, come prosa, come recitazione, per rimettere insieme le persone, far tornare le persone a parlare tra di loro, a guardarsi negli occhi, a comunicare, a privilegiare le relazioni umane. Il teatro è uno strumento potentissimo per questa cosa. Attraverso il teatro noi possiamo conoscere noi stessi, possiamo conoscere gli altri, possiamo relazionarci anche con la città. Io vorrei che le scuole dialogassero sempre di più con la città. Proprio per questo domani sera, dalle 15 del pomeriggio, facciamo questa giornata, questa festa del teatro, che in cui sarà possibile incontrare tutti gli insegnanti, conoscere i contenuti dei corsi, che sono molti e sono molti nuovi, e passare il pomeriggio in teatro sia le famiglie, quindi più piccoli, giovani, ragazzi, che gli adulti, perché anche quest'anno una delle tante novità è il fatto che facciamo dei corsi al mattino per chi non è al lavoro e ha voglia di sperimentare la lettura espressiva, il corpo in un modo diverso. Il teatro è prima di tutto un luogo dove riunirsi, ritrovarsi. Io vorrei che per Como diventasse questo, ancora di più un punto in cui ci si incontra. È bellissima questa cosa delle scuole viste come anche momento sociale aggregativo, in un momento in cui moltissimi alzano un pochettino l'allarme proprio su una crisi educativa che abbiamo nel nostro paese, è una crisi appunto proprio delle relazioni sociali, per cui questa seconda missione che si pongono le scuole del teatro, quello di avere veramente una funzione sociale veramente bella. Allora, abbiamo detto alcune novità, c'è un bellissimo Deplian che illustra tutte le scuole del teatro, ma vogliamo con Luca citare un paio di novità che sono così stuzzicanti. Ma guarda, la novità più grossa è proprio il modo in cui è concepita la formazione, perché oltre ai soliti, diciamo, consueti corsi annuali, abbiamo creato dei corsi quadrimestrali e dei corsi intensivi weekend, per cui è possibile crearsi una propria formazione seguendo ad esempio un insegnante nei primi 4 mesi e un altro nel secondo, e poi completare questa formazione con dei weekend intensivi con gli insegnanti che vengono da fuori, dove si potrà lavorare sul clown, per esempio, viene un clown bravissimo, sull'improvvisazione teatrale, che è un'altra materia molto interessante, sulla commedia dell'arte e così via, sono tanti, non me li ricordo tutti. E anche i corsi quadrimestrali sono molto interessanti, facciamo recitazione per il cinema con Marco Continanza, quindi davanti alla camera. Ho voluto fortemente un corso di teatro in dialetto che farà Stefano Annoni in collaborazione con la famiglia Fumasca, perché il dialetto, così come le tradizioni, sono un patrimonio importantissimo che è cultura e che non deve essere invece banalizzato e lasciato invece a, come dire, campanilismo. Il dialetto è lingua, è cultura. Io quando sono arrivato a scuola al piccolo, il primo giorno Streller ha deciso che noi avremmo studiato il dialetto lombardo, il milanese, il veneziano, il napoletano, per capire che queste lingue italiane sono tutte importantissime, quindi non vanno lasciati. Faremo un corso molto bello in dialetto.
faremo un corso di dizione espressiva, un corso tenuto da Davide Marranchelli sul monologo teatrale. Quindi, parallelamente ai corsi classici, con un'insegnante nuova che farà il corso quello più a Sarazzanobbio, che viene dalla Scuola Civica di Milano, e Pino Di Bello che terrà il corso avanzato, sarà uno spettacolo, insomma, insieme a quelli tante altre occasioni di formazione che io spero vorranno seguire, perché davvero ci si può comporre la propria formazione. Certo, un po' sul modello universitario si fa un piano di studi composto da corsi, masterclass, perché queste sono un po' anche la novità, no? Certo. Questi intensivi, certo, weekend intensivi, sono veramente una novità appunto qua, qui, sì, all'interno del teatro. Per cui aveva una concezione nuova delle scuole del teatro di Como. Assolutamente. Poi cercheremo anche naturalmente di valorizzare al massimo tutto l'aspetto importantissimo che è stato per i bimbi e per i ragazzi, che sarà sempre guidato dalla Maria Pia Mazza, dallo Stefano Bresciani, dal gruppo storico, dalla Cristina Quadrio, ma che sarà rivisto nei contenuti dei corsi, e quindi cerchiamo di dare molta attenzione a loro, e anche persino inseriamo nella stagione questa iniziativa di Opera meno 9, che sono dei corsi per le mamme in attesa. Questo è bellissimo. Cominciamo da meno 9. Conosciamo anche velocemente Stefano De Luca, che è napoletano, milanese, ma ora anche un po' comasco. Sì, sono comasco da 7 anni e sempre di più, perché la mia bimba Olivia è nata 4 mesi fa qui a Como, e quindi sono sempre più comasco. E io sono arrivato a Milano nell'87 per studiare con Giorgio Strehler, che apriva il suo corso della scuola di teatro, e poi sono rimasto 10 anni vicino a lui, prima come attore, poi come assistente alla regia, poi come regista. Collaboro da tanti anni con il Piccolo, continuo a portare in scena l'Arlecchino Servitore di Due Padroni di Strehler, in tournée lo riprendo io insieme a Ferruccio Soleri, e sono molto molto contento di questa opportunità di fare qualcosa per il sociale, ma per la città di Como, attraverso gli strumenti del teatro. Prosa o lirica, quale preferisci? Sono due amori incredibili, giganteschi. La prosa è dove sono nato, anche se la prima cosa che ho visto a teatro in vita mia è stato il Don Giovanni di Strehler e Muti alla Scala, la lirica, quando è fatta bene, quando musica e parola vanno insieme, è davvero qualcosa di eccezionale. Quindi essere qui al sociale e mescolare prosa e lirica è davvero straordinario. Benissimo, i corsi iniziano dal primo ottobre, dalla prima settimana di ottobre. E per salutarci ricordiamo questa festa del teatro di cui hai fatto menzione all'inizio. Questo è importantissimo, domani pomeriggio dalle ore 15 comincia un open day, una festa del teatro in cui è possibile incontrare tutti gli insegnanti, quelli che non ci sono li vedrete in video perché hanno fatto dei meravigliosi videomessaggi in cui raccontano il contenuto dei corsi, conoscere i contenuti, sperimentare, sono lezioni aperte, quindi si può provare. E queste mini lezioni di mezz'ora, poi alle 7 facciamo un aperitivo insieme, prendiamo insieme, alla sera chiudiamo con la nuova insegnante di tango, che è la Laura Borromeo. Faremo un corso di tango molto bello con Laura Borromeo e Hernan Brusa, che hanno organizzato una milonga, e quindi una serata di tango con anche una mini lezione di partenza per chi volesse partecipare. Queste sono le scuole del teatro sociale, veramente belle, non soltanto teatro come avete sentito, e Stefano De Luca è il nuovo direttore. Grazie mille. Grazie a voi, grazie.